L'appuntamento è per sabato 22 aprile. Ritrovo alle 14.30 in Piazza Coppi a Serravalle Scrivia. Stiamo parlando della manifestazione contro il Terzo Valico organizzata dai comitati No TAV, No Terzo Valico, Liguri e Piemontesi. Il corteo al quale hanno aderito i comitati No TAV della Val di Susa arriverà ad Arquata in Piazza Caduti. Di questa mobilitazione, la prima in provincia di Alessandria, sull'esempio di quelle già messe in campo in Val di Susa, parleremo fra poco, ma parleremo anche e più in generale di linee ad alta velocità o alta capacità e parleremo del fatto se esse rappresentino una risorsa o uno spreco. Ora però vorrei subito salutare i nostri ospiti in studio, buonasera a voi. Buonasera. Buonasera a Riccardo Prete, che è assessore per la provincia d'Alessandria ai lavori pubblici, alla viabilità e ai trasporti, e buonasera ad Antonello Brunetti, che è un membro dell'associazione Amici delle Ferrovie e dell'Ambiente. Naturalmente un'altra telefonata, pronto, buonasera. Buonasera, voglio esprimere la mia solidarietà al professor Brunetta, nel senso dei suoi ragionamenti riguardo all'alta velocità al Terzo Valico. Sarebbe il caso di dire ai cittadini, e questo è riferito all'assessore della provincia di Alessandria, che qui non si parla di alta velocità, ma si parla di alta capacità. Quindi non si vuole agevolare il trasporto delle persone, ma esclusivamente il trasporto delle merci, per favorire i soliti importatori che importano prodotti a basso costo, mandando in crisi le industrie del settore italiano, e sappiamo perfettamente la linea politica della provincia di Alessandria da anni, che va a favorire di solito il discorso delle imprese che vogliono fare i grandi lavori. Grazie per è il caso di danneggiare l'ambiente per far lavorare delle persone. Nel nostro territorio, parliamo di Alessandria, io non vedo un fiorire industriale tale da consentire un'economia, mi scusi la ripetizione, fiorente. Nelle nostre zone non abbiamo grandi industrie, né siderurgiche né automobilistiche. Tutte quelle che è il tessuto artigianale della provincia, e mi riferisco anche al Tortonese dove abito, negli ultimi anni si è fortemente depauperato. Abbiamo una possibilità di tipo industriale che ci vede affacciati sul mare. Se le cose sono come si vedono adesso, noi fra pochi anni, non so quanto perché il futuro non lo possiamo sapere, secondo quel film in cui si diceva che l'America sarà soggetta alle invasioni barbariche, se vediamo il prodotto interno lordo e l'evoluzione della tecnologia di grandi paesi asiatici come l'India e soprattutto la Cina, io penso che fra 20 anni la Cina sarà la potenza economica nel mondo. Allora, in qualche maniera dobbiamo far fronte a un cambiamento di quella che è la filosofia, quella che sarà l'evolversi di un certo tipo di industria e di commerci. Se ci fosse un'alternativa nella nostra provincia, io dico, va bene, quale alternativa industriale abbiamo? L'unica alternativa che nel territorio dà grande lavoro è l'interporto di Rivalta e la piattaforma logistica di San Guglielmo. La questione però dell'interporto, benissimo, allora c'è la volontà di rilanciare gli interporti, ci sono, di dare loro espansione. Allora, per quale motivo occorre fare il Terzo Valico? Lei ha parlato di Slala, che è diretta da Palenzona, la sua vice è la Marta Vincenzi. La Marta Vincenzi, vice di Slala, ha dichiarato non più tardi di un mese fa, l'ex presidente della provincia di Genova, ha dichiarato: lo studio di prefabbabilità che presentiamo dimostra che con l'infrastruttura esistente, cioè con i due valichi esistenti dei Giovi, si possono trasportare via ferrovia circa 1.400.000 TEU, che sono i container per capirci, contro gli attuali che vengono trasportati 340.000, cioè su 340.000 trasportati c'è ancora una potenzialità di 1 milione di TEU. Questo
che va a collimare proprio con i nostri calcoli. Allora, per quale motivo non si migliorano i due valichi dei Giovi? Non si migliora la Voltri ovada Alessandria che già esiste? Perché non si usa la Savona verso Alessandria e verso Torino? Non si usa la Pontremolese? Sono sei valichi esistenti, questo non è il terzo valico, sarebbe il settimo. Aggiustiamo, ammoderniamo, interveniamo sull'esistente e poi dopo si verificherà. Ma perché andare a distruggere territori bellissimi creando mille problemi quando abbiamo delle situazioni con cui con una cifra più ridotta e dando un miglioramento al servizio finalizzato a tutti, compresi i pendolari, si potrebbe ottenere lo stesso risultato. Una cosa non esclude l'altra. Miglioramento su rotaia per le merci. Se si spende tutto per il terzo valico non rimane più niente.